Bene, eccoci insieme anche oggi. Quando abbiamo il piacere di avere ospite Stefano Toffolo, docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, siamo sicuri che parliamo di musica da un'angolatura particolare. In questo caso, essendo lui docente al Conservatorio, nonché chitarrista, insomma, parliamo però di Beatles, per un progetto che si chiama Beatles Classici, un progetto in divenire che vuole valorizzare l'aspetto musicale dei favolosi quattro di Liverpool. Allora, prima fuori onda, chiacchierando, ho detto: a me i Beatles piacciono molto, ma per me sono canzonette, canzoni, insomma, voglio dire, canzoni, non canzoni, ma canzoni. Il che in qualche maniera è restrittivo, soprattutto detto da chi di musica ne sa sicuramente molto, molto più di me. Allora, partirei proprio da qua, raccontando anche il progetto. Allora, Beatles classici perché? Sì, allora intanto grazie dell'invito. Beatles classici perché penso che i Beatles costituiscono un punto di riferimento nell'ambito della popular music paragonabile a quello che per esempio un autore come Bach, peraltro tenuto presente da loro in alcuni brani, poi dirò magari brevemente in che senso, costituiscono davvero in qualche modo un aspetto rilevante della cultura del secolo scorso, di quello ancora vivente, perché i Beatles comunque sono proiettati in una dimensione extratemporale. Io dico spesso sono i trovatori e trovieri degli anni 60. Gli 8 anni passati ad Abbey Road sono fondamentali perché possiamo notare un'evoluzione proprio del linguaggio musicale e anche dei testi. Erano partiti da esperienze tipo blues, rock and roll, musica country, qualche elemento anche del jazz, per poi arricchire il loro linguaggio musicale, un linguaggio che come poi cercherò di evidenziare, in particolare con alcuni brani, si incrocia con la musica classica, oltrepassando quindi le barriere che dividevano la popular music dalla musica classica. Noi dovremmo essere in grado intanto di sentire di sottofondo My Bonnie, Sì. perché tutto cominciò da lì. Sì, cominciò da lì, infatti ho portato proprio questo brano, anziché Love Me Do, che è il primo disco, o Please Please Me, molto più famosi, perché tutta la storia leggendaria in qualche modo dei Beatles parte da questo brano. Questo brano è un brano di tradizione scozzese dell'Ottocento che loro avevano inciso con Tony Sheridan, un cantante dell'epoca. È inciso nel 1961, è stato un ragazzo che andando nel negozio di quello che diventerà poi il manager, cioè Brian Epstein, chiederà di questo disco. Lui non conosceva né il disco né i Beatles. Incuriosito andò alla Cavern, ebbe modo di ascoltare i Beatles, si innamorò del gruppo in qualche modo e chiese loro di diventare il loro manager. E da lì è cominciata tutta l'avventura, per cui in qualche modo questo brano inizia la storia, diciamo. Ecco, qui abbiamo citato Brian Epstein. Sì. Ecco, perché noi quando parliamo dei Beatles pensiamo sempre ai favolosi Sì, 4. erano 6 i Beatles, io dico sempre. Appunto. Cioè, nel Dicevo, senso che poi ci lui. sono almeno un altro paio di persone che hanno Sì, avuto un ruolo bravissimo, fondamentale. esatto, proprio questo. Lui è proprio quello che ha creato a Parliamo di livello. Brian Epstein. Epstein, si scrive Epstein, era di origine ebraica, e è sicuramente il punto di raccordo tra i Beatles e il mondo, perché probabilmente la loro fama sarebbe stata forse circoscritta ad Amburgo e a Liverpool se non ci fosse stato, io credo, lui, perché erano stati rifiutati anche dalla Decca, per esempio la casa che poi pubblicò i dischi dei Rolling Stones, rifiutati praticamente da tutti. Un giorno poi andò in un negozio di Londra e riuscì ad avere in qualche modo un aggancio con George Martin, che è l'altra figura, il sesto Beatles. Alcuni lo chiamano il quinto, ma io anticipando il quinto a Brian Epstein dico che George Martin era E che ruolo il aveva George sesto. Martin invece? E George Martin era il produttore di un'etichetta minore della EMI, della EMI, noi diciamo in Italia, della Parlophone, che aveva inciso tra l'altro Peter Sellers e i Goons, un gruppo comico, per cui quando i Beatles arrivarono ad Abbey Road, per loro che conoscevano questi dischi, George Martin rappresentava quello che aveva prodotto, realizzato dei dischi con Peter Sellers, che era un mito loro giovanile, tra Detto che l'altro. insomma che i geni sono sempre difficili da accettare, ma Sì. come mai vennero rifiutati da
qualche etichetta discografica, non ne capirono. No, come alcuni editori non capirono l'opera di Proust, che come sai ho fatto due libri su Proust. È incredibile perché il genio anticipa sempre i tempi, no? E anche se a quell'epoca lì non erano quei geni, che nemmeno forse loro in alcuni casi, di loro non erano probabilmente consapevoli, e non avevano ancora sviluppato quelle potenzialità che secondo me, e non solo secondo me, credo poi si sono così sviluppate attraverso l'incontro con George Martin, e anche credo che sia giusto dare un riconoscimento ai tecnici, agli ingegneri come non so, Norman Smith, ad esempio, soprattutto Geoff Emerick, che hanno avuto dei ruoli importanti nell'evoluzione della registrazione dei brani, quindi dei suoni, perché quando si parla di Beatles io parlerei di melodie, di ritmo, di armonia, ma anche di timbro, di suoni, e loro hanno continuamente ricercato, infatti se si ascoltano gli LP o i CD, ogni uno di questi prodotti ha in realtà un colore, io lo chiamo così, colore diverso, dipende dai tipi di strumenti, di accordature, di corde, di non so, quando George Harrison ha introdotto la 12 corde Rickenbacker, ha cambiato il famoso accordo di Hard Day's Night, ha cambiato tutto. Però appunto il classicismo dei Beatles io lo vedo sia all'interno del rock, ma anche con questo legame fortissimo che proprio da Yesterday, per esempio, si è realizzato, ha cominciato a imporsi. Ecco, a proposito di Yesterday, che anche in questo caso dovremmo cominciare ad ascoltare di sottofondo, importante anche il testo, perché tra i vari aspetti della musica dei Beatles ci sono anche i testi, sì, alcuni dei quali nella ricerca di Stefano Toffolo vengono indicati come autentici capolavori. Sì, per me, sì, e non solo per me, ha avuto 3.000 cover questo brano, che peraltro Paul McCartney all'inizio, quando lo compose, lui pensava di non essere stato lui, è andato avanti mesi a chiedere a tutti i suoi amici, a George Martin, se per caso non fosse un plagio quello che quasi in un sogno lui aveva ricevuto dagli dei. Una mattina si sveglia, va al pianoforte e la musica gli venne di getto, mentre il testo è stato più tortuoso, si chiamava inizialmente Scrambled Eggs, uova strapazzate. Poi è diventato un testo anche dal punto di vista letterario interessantissimo, perché si va fuori dal binomio io e tu, from me to you, she loves you, yeah, e diventa un testo più introspettivo che Paul ha, c'era la P iniziale, anche perché penso spesso loro come una sorta di recherche all'interno della musica, allora mi sono confuso in questo senso. Una confusione alta. Sì, alta, sì. Ecco, e lì la cosa interessante è che dal pianoforte, poi lui ha fatto una versione per chitarra acustica, ed è stato George Martin che ha suggerito: lasciami provare, let me try, gli dice, e prova un arrangiamento per quartetto d'archi, e che ha sconvolto veramente i piani della popular music, perché è stata la prima volta in cui la musica classica si è unita. Infatti nel manoscritto originale c'è scritto Paul McCartney, George Martin e Mozart. Cioè, allora, questo mi dà il pretesto per chiedere una cosa che domando spesso quando ho delle persone colte musicalmente. Possiamo dire che allora a questo punto i Beatles sono la musica classica degli anni 60, 70 e ancora adesso? Non ho dubbi. Aaron Copland, che è un importante compositore classico, dice: volete capire la musica degli anni 60? Ascoltate la musica dei Beatles. Bernstein, l'autore tra l'altro, di oltre al grande direttore d'orchestra delle musiche per West Side Story, dice: mi bastano 3 note di Adele in the Life e mi cambia la giornata in senso positivo. Per cui non vedrei dei limiti. Perché c'è sempre questa separatezza tra musica, sì, classica e musica pop. Sì. La verità è che noi continuiamo ad ascoltare la musica classica, sì, perlomeno di inizio Novecento, sì, se no andiamo anche indietro. Esatto. Quella contemporanea. Ma direi di più: quando ho fatto un libro su Oscar Chilesotti, che è stato tra l'altro poco noto, il primo traduttore di Schopenhauer in Italia, nei libri della Terza è indicata una certa Zimmerman, in realtà è stato lui, è stato il primo a livello storico musicale a capire l'importanza della musica popolare per parlo di quella medievale rinascimentale, proprio attraverso lo studio della letteratura per liuto e chitarra, a capire che non era la teoria ma era la pratica di chi suonava strumenti polifonici a creare quell'armonia su cui anche le stesse canzoni dei Beatles si sono poi impostate nel corso dell'epoca in cui hanno realizzato le loro canzoni, insomma. E a proposito di canzoni e Beatles, la, sì, terza selezione, Eleanor Rigby. Sì. Qua cambiamo decisamente il registro, siamo un, sì, po' più rockettari.
No, al contrario, siamo ancora più classici perché lì passiamo da un quartetto d'archi a un doppio quartetto d'archi. Non solo, ma passiamo anche dal punto di vista del testo a una profondità ancora maggiore. Qua si ha un nome e un cognome addirittura, non è più io amo te, lei ama te, io sono geloso, ritorniamo assieme, questo tipo di messaggio che loro lanciavano alle loro ammiratrici. No? Chi è questa signora? Nome di fantasia? No, è un nome di fantasia. Miss Daisy Hopkins si chiamava all'inizio, poi il padre all'interno si chiamava Father McCartney, poi ovviamente lui ha cambiato, come spesso succede, di Father McKenzie. All'interno del testo c'è questo riferimento, è un tema sulla solitudine esistenziale, per cui chiaramente c'è un'apertura a ben altre dimensioni. Si può dire qualcosa sulla collaborazione di Lennon McCartney, che in questo caso qua, come in altri, si avvale anche di quei ringoismi, come li chiamava John Lennon, di Ringo, in cui per esempio la scenetta che sembra quasi di vedere del padre McKenzie della chiesa che si rammenda i calzini, questo è un suggerimento che aveva dato Ringo Starr, come anche nel titolo Hard Day's Night, è un altro suggerimento. Per cui i Beatles sono un insieme di cose in cui per facilità si dice Lennon e McCartney. Poi ci sono alcune canzoni come queste due che sono quasi esclusivamente, musicalmente sicuramente, di Paul McCartney e basta, e in cui i testi sono al 90% e passa suoi, poi qualche volta si può avere qualche intervento di altri autori. Grazie, devo purtroppo fermarmi qua perché parlare con Stefano Toffolo è piacevole, si imparano molte cose, poi in questo caso veramente grazie. Andiamo fuori dai confini di quello che uno può immaginare per un insegnante di conservatorio, lui lo ricordiamo, lo fa al Conservatorio di Venezia ed è il promotore di questo studio dedicato proprio ai Beatles classici, studio che si svolgerà in più fasi, di cui mi auguro avremo piacere di poter continuare a parlare. Grazie. Grazie a lei. A voi alla prossima. Grazie.